Buongiorno a tutti. Oggi mi sento di condividere con voi alcune piccole strategie per restare in forma pur restando in casa. È un periodo di difficoltà, di tensione, ma non per questo dobbiamo abbandonare la cura di noi stessi. Come fare? Uno, non trascurare i propri rituali di benessere, di bellezza, i propri ritmi, quelli che manteniamo normalmente, manteniamoli anche tra le mura domestiche in questo periodo in cui vi esorto a continuare a restare in casa ancora per un po'. Sicuramente prestare attenzione alla giusta nutrizione significa scegliere la natura, scegliere cibi che contengono sostanze importanti come le proteine nobili o anche la verdura e la frutta fresca a scapito dei cibi industriali ricchi di zuccheri raffinati, di grassi saturi che invece bene non fanno, ma che tendenzialmente siamo più portati a scegliere nei momenti come questi. Facciamoci furbi, magari adottiamo delle ricette salutari ma gustose da poter seguire in questo periodo in cui abbiamo un po' più tempo. Così come anche l'idratazione, scegliere delle acque naturali con pH possibilmente alcalino, significa un pH alla sorgente che sia pari o superiore a 7,4. Alcalinizziamoci, idratiamoci anche attraverso la scelta dei giusti prodotti e dei giusti integratori. La giusta integrazione in questo momento, in base alle esigenze personali, sempre adeguatamente scelta da persona, ma potrebbe darci una buona mano d'aiuto anche per esempio per mantenere i risultati di quelle terapie di medicina estetica o di quei regimi nutrizionali che stiamo facendo e che magari abbiamo dovuto interrompere in questo periodo. Igiene del sonno è molto importante, non dobbiamo trascurare l'importanza di dormire bene. Dormire bene passa attraverso anche evitare di fare le ore piccole quando possibile, andare a dormire entro le 22-22:30 della notte, cercando di dormire 7-8 ore a notte. Il movimento è possibile assolutamente seguirlo in casa e abbiamo tantissime dimostrazioni che stanno fioccando per ora sui social piuttosto che su internet. Abbiamo tanti personal trainer, tanti coach che dimostrano degli esercizi fattibilissimi tra le mura domestiche anche senza attrezzatura, così come delle applicazioni che possono sicuramente aiutarci ad eseguirle e a non perdere la motivazione. A proposito di motivazione, vi esorto appunto a star motivati, a non trascurarvi, a rimanere resilienti e sfruttare questo periodo per stilare dei programmi per voi stessi, per la vostra salute, per il vostro benessere. Cosa vogliamo ottenere a breve termine e a lungo termine? Sicuramente la tenacia aiuta sempre. Evitate di lamentarvi, anche per il bene di chi vi sta vicino, ma siate costruttivi, costruitevi quello che può essere il vostro piano d'azione per perdere qualche chilo, piuttosto che mettere più massa muscolare, restare tonici, migliorare la propria gestione del sonno piuttosto che del cibo. Io vi saluto, ricordatevi che il vostro medico estetico, la vostra nutrizionista non vi abbandona mai. Buona giornata!